Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video di Elden Ring. Boss fight, come sempre, sapete che sto registrando le boss fight. Mi trovo attualmente all'altopiano di Altus e oggi vi mostro come sconfiggere la versione fantasma di Godric Laureo. Sostanzialmente, se non ho visto male, ha lo stesso moveset del boss di trama, però ovviamente è un po' più forte perché siamo anche in una fase, non dico avanzata del gioco, ma siamo più avanti. Cioè, considerate che Godric lo affrontate a Castello Gran Tempesta, che è qua, cioè io sono in altissimo, quindi qua è un po' più forte, mi sa, della sua versione base. Allora, ripeto, il moveset dovrebbe essere lo stesso. Adesso comunque vediamo un attimo. Ora faccio un tentativo con la sua arma. Questa qua è la sua arma, che tra l'altro questa sua arma la potete ottenere appunto una volta sconfitto. Andate alla tavola rotonda qua, chiedete alla vecchia e praticamente vi dà l'arma in cambio della rimembranza di Godric, appunto. Ma perché mi fa così che ho schiacciato il triangolo? Ma che cazzo? Allora, appena esce dal portale potete fargli un colpo potente. Occhio! No, pensavo facesse un'altra cosa. Beh, i danni sono tanti, e gli faccio un botto di danni, eh. Occhio a questa. No, pensavo che era un'altra. Ok, gli attacchi in salto, ve l'ho detto che sono una bomba. Occhio che ne fa tre. No! Ho saltato nel momento sbagliato, cazzo. A me i colpi lenti mi rompono sempre i coglioni. Ah. I colpi lenti, questo qua riesco a... Sì? E che palle. I colpi lenti mi mettono sempre in difficoltà. Occhio che rotola, adesso schivate e poi punitelo. No! Ok. Ah cazzo, vediamo se riesco a cambiare l'amuleto in tempo. Icona di Godfrey. È un amuleto, adesso guardo. Comunque, vabbè, l'ho fatto fuori, diciamo, più o meno facilmente. Sì, ho bevuto tanto perché fa tanti danni. Dovete stare attenti quando fa i terremoti, perché fa sostanzialmente, adesso vi faccio vedere, può fare questa, guardate, che fa 1, 2 e poi fa la terza. Vi allontanate, schivate le prime due e quando fa la terza saltate, lo colpite con R2, col colpo in salto. Quando rotea, poi lo vedete perché salta in aria, piomba giù, poi schivate. Comunque, come potete vedere, gli attacchi in salto con lui funzionano alla grande e poi ci permettono anche di stordirlo, eh. Vediamo un attimo il suo amuleto. Cioè, perdonatemi, talismano. Potenzia l'attacco caricato di magia e abilità. Ah, bene. Però vabbè, non lo userò questo, mi sa. Ok, ragazzi. Bene, spero che questo video di Elden Ring vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Alla prossima.